Buona domenica, Antonella, che bello! Ecco qua, sempre ecco. Con buona domenica ai nostri amici. Prenditi il microfonino, ecco così. Che c'è? Eccolo okay. lì. Ci siamo. Benvenuta. Grazie. Auguri. A me, tanti auguri a me. Buon Mamma mia, a me. Sai che stamattina già te li hanno fatti gli auguri, auguri ad Antonella. Sì. Ecco, sì. Sono contenta perché... devo dire che oggi è una giornata veramente speciale in tutti i sensi. Ecco, spieghiamolo perché spieghiamo. Questa giornata speciale. Dai, salutiamo anche i nostri amici che ci vedono su Facebook. Grazie. Ecco, vedi come arrivano già gli auguri. Insomma, mamma mia, qui. È anche giusto, sì, tanti sì. auguri a me, uno si certo. deve festeggiare. La giornata allora, è importante. Allora, spieghiamo perché questa giornata speciale. Allora, è una giornata speciale perché ecco. oggi, sono nata io credo che già questo nata il 30 luglio l'anno non lo sappiamo però del 79 lo diciamo 38 anni ma va il 79 sì. ha visto si deve dire 38-39 anni sì. quindi è un ancora siamo vicini ai 40 però prima dei 40 iniziamo ma, insomma, un po' avanti pastino io avevo detto 50 49 50 anni stamattina È un uomo malvagio. No, nel senso che li porti bene. Grazie, sì, mamma li mia. Porto bene perché c'è la radio che mi fa bene. Oggi un collega mi ha visto e mi ha detto: guarda, devi dire, la radio ti fa bene. Effettivamente fare radio ti porta gioia, allegria. Certo. Io sono cresciuta con la radio, quindi è un giorno speciale, primo per il mio compleanno. Poi ho deciso oggettivamente di festeggiare perché oggi, in questa giornata particolare, il buon signore ha deciso di portare via il mio papà. Sì, oggi è anche giorno l'anniversario del mio papà che non c'è più da 13 anni. Siccome ci siamo fatti una promessa, io e lui abbiamo detto il 29 luglio è tuo e il 30 è tuo, Antonè. Quindi ora d'ora in poi si festeggerà sempre. Quindi questo Bene. È il primo anno una bella cosa. Che io ho deciso di festeggiare. Diciamo di organizzare e festeggiare. Gli altri anni, devo dire, tutte le persone che in questi Ti fa anni, onore questo, bello. Tutte, bello veramente. Io devo ringraziare in questi anni tutte quelle persone che mi hanno fatto le sorprese. Che hanno fatto dei regalini, dei pensieri, i sei primi anni non sapevano se darmi gli auguri perché era un po' particolare ed effettivamente è stato così. La mia famiglia che mi è stata sempre vicina in tutti i modi e quindi veramente che dire, ho due angeli che sono mia madre e mia sorella e che adoro infinitamente e un altro angelo che è qui con noi, il papà, e che ho deciso quindi che oggi... Bisogna festeggiare perché comunque è presente. Le persone, se ce li hai nel cuore, non vanno mai sicuramente, via. certo. Poi, terza motivazione, ecco, ce n'è un'altra. A 13 anni ho conosciuto la radio, me ne sono innamorata, quindi quest'anno voglio prendere anni. Come giornata, come simbolo il 30 luglio, sono 25 anni di radio. È veramente una giornata speciale quella di Antonella. Molto, complimenti. Molto bella, devo dire. 25 anni di radio, i tuoi anni della tua vita, il tuo papà, insomma, è una giornata. Complimenti. Grazie. Bravo. Quindi io ho deciso di fermarmi qui. Anche se insomma poi andiamo a mangiare i pasticcini perché sono arrivati allora, ci sono un po' di saluti di auguri, grazie c'è Giovanni, c'è Daniele, c'è Antonio, Angela, veramente tantissime persone, Maurilio, Perita, Desiree, Milena, Filippo, Valeria, tanti grazie, Emanuele, i colleghi, ma siete tantissimi. Sì, devo dire che da stanotte sono arrivati tanti di quei messaggi con veramente bellissime parole da parte di tutti. Antonella lo merita, dai. Poi grazie. Antonella è speciale perché è una ragazza sempre allegra, con sempre il sorriso stampato proprio in viso. Ecco, la vedi sempre che ride. Allora, è così, che le persone... Ma una che nasce il 30 di luglio è del Leone. Guarda, un'amica del Leone, i pregi e i difetti. Sì. Io se dovessi dirti chi è la che veri... ha scritto io arrivo? Io arrivo, non lo so, è Silvio deve Silvione. Essere. Silvione! È Silvio, sì, perché questa mattina io ho deciso, ragazzi, arrabbiatene, i nostri radioascoltatori che vogliono ascoltare musica oggi, fatevi il segno della croce perché sarà una puntata un po' speciale. Ho invitato un po' tutti i colleghi della radio, ci saranno anche qualche veterano, quindi faremo poi un po' di... Certo, dai, facciamo... Quindi un poi... po' di, come dire... Tutti, e verranno tutti a farti compagnia, adesso tocca a me, poi tocca a qualcun altro, canzoncina, poi... la mandiamo adesso, un attimino, mi prendo un paio di baci di mimo.
Mimma Oh, che è un paio di baci di arrivata. Mimma. Sì, Senti, un'altra cosa volevo dirti. dimmi. No, anzi, te lo Cosa? chiedo, i regali che hai ricevuto, insomma, me lo dici dopo. Sì, te lo dico Eh? dopo. Devo dire la verità, in questo momento solo uno ne ho. Guarda, io ti faccio un regalo incredibile. Quale? Ti regalo Dario. Bello, l'ho avuto a Sanremo per un paio di giorni e devo dire che è stato un regalo fantastico perché abbiamo avuto questo connubio che meglio non poteva Vedi, esserci, però che mi è sei bastato per emozionato. Sanremo. Guarda. Vabbè, allora lei. Ah, ci sono le lacrime pure. La nostra direttrice Mimma, che bello, con le lacrime agli occhi. No, io sto facendo anche un po' la diretta, me l'hanno chiesta, quindi La mi vedete quella piace. pianta? La vedete, guarda. Che bello, che bel Il rosso regalo. che è veramente. Eh? Allora, devo dire la. Aspetta È un lì al centro, attimo. dobbiamo. Vai Dario, vai, vai No, Dario. Dario dovrebbe aiutarmi, invece non è che mi aiuta Ecco. in questo momento, L'abbiamo quindi. fatta vedere, questo è il regalo che Grazie. bello, insomma, dai. Che è arrivata rossa, E beh, bella, rosso è insomma. uno dei miei colori preferiti, devo dire la Bello, verità. bello, Quindi in bello, questo momento sto facendo. bello. Che stai facendo? Sto facendo una cosa in diretta. Ma tu quanti auguri mi hai dato oggi? Io Sì, tantissimi. ho sentito, io ero in giro. Dall'inizio, dalle 8:15, ecco, il primo pensiero sei stata tu. Ecco. Addirittura. Sì, ho detto io quest'anno, oggi festeggiamo il compleanno di Antonella, ecco, che sarà qui, arriverà. Sì, oggi è un Ecco, quindi po'. ho chiesto anche ai nostri amici se vogliono di fare qualche telefonata in diretta, la riceviamo, chi vuole farti. Ok, ci sistemiamo un attimo, ci Ecco. ricomponiamo perché c'è stato un momento Sì. Chi vuole farti gli di là. auguri in Sì, mi diretta fa lo può piacere, fare assolutamente, ho anche su piacere. È Facebook. su Dove devono andare a Facebook. No, in vederti? questo momento è la mia pagina, Oh, quindi capito? anche in questo momento anche la mia mamma mi ha scritto, mi sta guardando e La mamma quindi. Stella. Siamo a Mastella che sta preparando delle cose. Io so che in questo momento, mamma, tu stai combinando con Stefania. Chissà, Lo chissà. so C'è pure perché. Stefania. Sì. Stefania, mi E raccomando, Stefania è lì, l'organizzatrice delle eh. feste. Non la facciamo ingozzare oggi a pranzo perché No. poi Antonella Guarda, mette qualche chilo in no. più e siamo rovinati. Allora, oggi Ecco. il mio nutrizionista, tra l'altro gli auguri, mi scrive Anto, oggi dove c'è da bere, da mangiare, tutto libero. Ricordati che da Ah, oggi domani. quindi puoi Sì, fino a. tranquillamente. Sì, Ah, poi beh, ricordi che da che domani bravo. devi mangiare zucchine bollite. Ho detto, Ecco, vabbè, vedi, solo oggi, evitiamo quindi che. oggi puoi fare quello che vuoi. Sì, fa. Allora c'è anche Pietro. Io saluto Ciao Pietro, sì, lì Pietro, do Bora Bora che ci sta ascoltando lì ad sì. Annà, perché so che stanno organizzando delle cose lì da pomeriggio. Mi stanno. E io sto sgamando un po' tutti, perché sai qua, tu vai al mare e ti Sì. vedono, è arrivata, poi nascondiamo e poi fai quello, poi arriva la telefonata, poi non le. Cioè dico, no, vado io, no, 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 aspetta, fermati qua. Quindi, Chissà le caro sorprese. Pietro, io so che immagino già quando mi dicono, sai, no, non venire troppo presto, vieni a quest'ora. Quindi immagino quindi che stanno un Chissà le po'. sorprese che ti Sì, Pietro e faranno, sì, eh? Luca, io li ringrazio già perché da stanotte Mi che sono. raccomando, ragazzi, non me la No, strapazzate, no, devo dire che eh? Ecco. lì poi a Lido mi trattano molto bene, non Sei mi la può. regina. No, no, la regina no, arrivo lì e sono carini, devo essere. Poi c'è Pietro che è una meraviglia, poi insomma abbiamo il mare più bello, ad Annà cosa vogliamo più dalla vita, quindi Dai. io li saluto tantissimo, tutto lo staff in questo momento ci sta ascoltando in diretta. Sì, in diretta li saluto a Ma. tutti. Ciao Ciao, ragazzi. ciao ragazzi, ci Buona vediamo dopo perché buona estate. estate, sì. Ecco. E so. Arriva forse qualche telefonata, Non so, sai? facciamo come dobbiamo fare? La Devo facciamo così, spostare. guarda, solo un attimo, ecco, vediamo un Ok, poi attimo. c'è Antonio. Pronto? Aspetta, Ma se forse vogliono no, devi andare in togliere. diretta, non lo so adesso, Sì, sì. credo di sì, guarda. Pronto? Ah no, ecco, beh, bisogna accendere. Vediamo un attimo. Ci sei? Sì, chi è? Salve, sono la signora Concettina. Signora La Concettina, signora salve signora. Concettina non mi sembra che ha questa voce. La signora Concettina ha questa voce, volevo fare gli auguri ad Antonella. Grazie, grazie signora Grazie. Concettina, gentilissima per questi auguri. Io ho 97 anni, Abbiamo 46 capito, questa signora stamattina. Concettina. Sì, ma Non Concettina. vado a messa per ascoltare Antonella. Ah, ok, la domenica mattina non va messa per ascoltare. No, signora, allora facciamo così, da adesso in poi, siccome il signore viene prima di Antonella, lei Ecco. vada a messa il sabato.
e la domenica è libera. O se no vai alla messa la mattina presto, alle 10 mi ascolta e mezza. Io vado il sabato. Vai il sabato. Se volevo fare gli auguri anche mio marito. Anche il marito. Come si chiama il marito? Aspetta che te lo faccio. Ah, ok. Come? No, no, te lo aspetta. Faccio. C'è un rumore. Ecco qui, e passiamo sì. Anche il marito. Io sto facendo. Aspetta un attimo perché stiamo cercando di. Ecco, no, ci sono delle interferenze. Se Dario viene in qualche maniera. Sì, se ci aiutava Dario, faceva una cosa. E lui che guarda, lui sta aspettando i signora dolci. Concettina, abbiamo Dario che ci sta sistemando un grazie, po'. Grazie, signora Concettina. Il marito lo ringrazio anche. Molto. Sì? Va bene. Siciliano. Ah, adesso questo è l'amico? No, sono il marito. Lei è il marito. Finalmente mogliere. Che bella questa signora Concettina. Guardi, lei ha una moglie straordinaria. Grazie per gli auguri. E secondo te perché me la sono sposata? È perché è una donna straordinaria, per questo. Lei è un uomo straordinario, quindi. E sono molto belli formosi, no? Come fai i bibichini, insomma? Comunque volevo dire questo, che 25 anni del radio sono tanti. Sono bruscolini. Un numero. Sono tanti 25 anni di radio. Mamma mia, veramente bene. Tantissimi. Bene. Proprio. Senta, signora Concettina, se lei vuole venire qui alla radio, noi sì, la invitiamo. L'aspettiamo. La invitiamo, signora Concettina. Venga ora invito mia moglie e veniamo. Benissimo. Vi aspettiamo. Dove si trova adesso? Dove si trova? Ma ciovo, non si può dire. Non si può dire, va bene. Okay. Andà a galleria. Ok, allora io volevo. Grazie signora Concettina, grazie, a dopo. Aspetto. A dopo, grazie. Ok, allora no, saluto un po' anche Antonella, poi c'è Antonio. Ecco, che salutiamoli. Poi c'è Francesco, Rita, Tiberio, poi la baronessa. La baronessa. Signora baronessa, buona domenica. Mi sta aspettando anche lei a festeggiare, sempre lì dopo Ramora. Sempre lì a Lido Barò. Stanno organizzando, non so che cosa mi stanno combinando, poi ancora Filippo, Antonio, Tiberio, Giusi, poi mamma mia, quante persone, Antonella. È normale, no? È una cosa normalissima, poi condividere con la diretta Facebook, anche una cosa carina, no? Sì, ne sono convinto. Con il nostro, col buon Filippo Pellicone che mi fa tanto piacere. Ma tra guarda, le anche cose, a me, è un piacere veramente ogni Dario, volta. Dario con Mimma, insomma, poi oltre il compleanno che sono, insomma, che è una cosa molto bella, però anche festeggiare i 25 anni di radio, come dire, non sono bruscolini. No, sono 25 anni di radio importante, perché Antonella ne ha fatte tante di cose nella sua vita, ma anche nella vita radiofonica, veramente, ha avuto radiofonicamente tanto, devo dire che è stata una bellissima esperienza, bella. Guarda, e quindi indimenticabile. Io credo che quando ci sono delle cose nella vita, delle passioni e degli amori veri rimangono per sempre. Uno di questo è la radio. La radio è una famiglia, la radio è anche la possibilità di averti dato, perché ti pensano che tutti io non sia timida. In realtà è timida, il leone è timido. Non è vero che pensate. È bello. No, non è quando ero piccolina ero molto timida. La radio mi ha dato un grande potenziale di fare con una certa dialettica, di comunicare. Da lì poi varie esperienze, da Sanremo. E poi da lì si è scatenata. La vera Antonella. E io ringrazio Mim e Bruno Taverna, che per me sono un po' un'altra sorella e un fratellone, che sono sempre stati vicino in questi anni, nei momenti più belli ma anche in quelli più bui, come c'è tutta la vita. Quindi li ringrazio perché sono delle persone importantissime, e tutto il gruppo della radio, perché e poi non bisogna neanche dimenticare le persone che nell'arco di questi anni ci sono state, quindi veterani, quelli che insomma io ero piccolina e loro erano un po' quelli, cioè, che tu più grandicelli, insomma, esatto, ecco. Che
No, no, perché poi la nostra è una gran bella famiglia. Sì, sono la 25 radio... anni dove c'è entrata ecco. Tantissime persone, tante belle conoscenze, tante belle parentesi che si sono aperte. E poi adesso il gruppo, non ci vediamo, però c'è sempre quel rispetto e quella stima reciproca che ci distingue. Probabilmente forse è questa la forza reale di questa radio nell'arco degli anni. Quindi... No, anche perché certo, poi quando... Dario, che insomma... Sto cercando qualcosa per sistemare questo... Ecco, questa diretta. La diretta. C'è anche Emanuela, che è mia zia, che c'è Antonellina che ci sta guardando. Poi c'è Agostina, c'è Valentina, c'è Daniela. Io vorrei un po' salutare tutti, Lucy, insomma, un po' tutte le persone che in questo momento mi stanno dando gli auguri. Siete tantissimi, siete tanti. Mamma mia, Antonella, che è successo? Quando compi gli anni? E io non me lo ricordo, devo vedere un attimino. Così facciamo anche te, facciamo la diretta. Vabbè, dobbiamo aspettare il prossimo 30 aprile. Dai. Il 30 aprile, ok, quindi ci sta tutta quanta. Il prossimo anno. Ma mi dedichi, questa dei giornalisti, che io adoro, Riccione, che mi piace tantissimo, e poi continuiamo con questa diretta che la prolunghiamo assolutamente. Esatto. Quindi tanti auguri a me ancora. Auguri Antonella. Quindi oggi è festa qui a Radio Studio 95, in diretta con Antonella per il suo compleanno. Ecco, è arrivato Silvione che ha portato un bel mazzo di fiori, bellissimo, no, complimenti. No, non esce bene. E che quindi, leggiamo il biglietto. Sì, lo diceva lui, voleva fare delle prove, siccome non si rende conto che l'iPhone non è la Huawei, aggiornati. Voleva fare, insomma. Ecco, non sa neanche utilizzare l'iPhone. Quindi... Ma insomma Dario, sei così scarso. Allora. Leggiamo, vediamo un po'. Ecco. Io sono contenta prima di tutto, vediamo un po'. Ecco, vediamo le parole, ascoltiamole. Dai, leggili, mi raccomando. Allora, oggi festeggi 25 anni in compagnia dei... No, lo leggo io. Sì, grazie. La radio, che cos'è? La radio? No, lo deve leggere... Poi la mia grafia. Ah, la tua? Guardate. Mamma mia, Silvio. Guardate. Insomma, non si capisce nulla. Non è vero. Allora, lo leggo di qua. Sì, così. Posso far vedere. Vai. Oggi festeggi 25 anni in compagnia dei calabresi e della loro musica, e quindi questo il miglior compleanno di sempre. Ah, grazie. Abbiamo un'altra telefonata in diretta. Io ringrazio credo, Isabella Flowers, Bova Marina, che è fantastica lei. Pronto, chi abbiamo? Chi c'è in diretta, ragazzi? Ciao Filippo. Ciao, buongiorno. Chi è? Signora? Buongiorno Filippo. Sì. E c'è Antonella, c'è Dario, c'è Silvio. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Più che altro alla signorina Antonella. Ah. Grazie signora. 100 ancora di questi giorni. Sono tanti. Sì, portati bene con la salute, vanno benissimo. La grazie. Base principale è la salute. Se c'è quella signora, andiamo alla grande. Quindi veramente grazie per questo gesto e per questo Un pezzettino di torta, non tutto per Filippo, ma anche per gli altri. Chi vuole venire qui in radio non ci sono problemi, assolutamente non mancherà lo spumante, il dolcettino. Quindi io invito chi ha desiderio, chi ha piacere di venire qui in radio. Molte grazie, sei gentile. Un abbraccio signora, grazie. Grazie signora. Ciao. Filippo. Sì. Filippo. Prego. Ma mi hai riconosciuta? Sì, dalla voce credo di sì, non vorrei, non ho fatto il nome. Filippo. La signora Lina? Oh. Ah, ecco. bene. Grazie. Ok Filippo, una buona giornata. Grazie, in compagnia di Antonella e compagnia. Grazie. Ciao, arrivederci. Ciao a tutti, ciao. Ringraziare Isabella perché insomma fa delle composizioni floreali che sono fantastiche, quindi una è qui davanti, devo dire che è meravigliosa, quindi un bacione ad Isa che devo andarla a trovare. Bravi. Sì, grazie. Che poi i fiori suoi mi mancano perché devo dire per tanti anni, e saluto i bovesi
che per tanti anni sono stata lì per motivi di lavoro, mi sono trovata non bene, benissimo, e quindi devo dire che adesso, essendo in un altro posto, mi trovo bene, però Bova Marina rimane sempre nel cuore. E... beh, insomma, una gran bella città, ci sono tanti amici che ci seguono, tantissimi, insomma, tanti. Okay, beh, l'unica cosa negativa è che c'è Silvio Cacciatore, per il resto sono tutti... ce lo dobbiamo tenere, insomma. Dario, meno male, fa una diretta, e lui, devo dire che a Sanremo, per non so se un'ora, due ore, teneva questo braccio in questo modo, perché arrivavano gli artisti, e devo dire, si è fatto a un certo punto un muscolino tutto d'invidia. Non si stanca mai, guarda. No, guarda, è una persona, infatti, beata la donna che se lo piglia, perché è veramente un ragazzo instancabile, chi vuol capire, poverino, capisca. Vedi, ma quando mai? Vabbè, poverino Dario, dai, vabbè, Antonella, è bello essere festeggiati, è una cosa, sì, insomma, dai, devo dire che è bello da una, però, un anno in più, però, insomma, no, vabbè, ma gli anni, guarda, bisogna crescere poi nella, guarda, vita, guarda, gli, no? Anni, bisogna vedere come li vivi, ovviamente a un certo punto della tua vita, quando arrivi ad un'età importante, fai un po' il resoconto, e devo dire, devo essere sincera, nessun rimpianto, nessun pentimento, tutto quello che ha fatto lo farei. Benissimo. Lo rifarei, ma sono contenta così come sono adesso. Perfetto, e quindi... è quello che andremo a fare ancora. Ancora. Beh, ancora. La vita c'è, è... una vita davanti. La vita è meravigliosa, va festeggiata anche nei momenti bellissimo, bellissimo. Che ci sono, no? Sono un po' le quattro stagioni: c'è l'inverno, la primavera, il sole. Insomma, vabbè, insomma, è così, è la vita. Sì, ecco. Ci sono momenti più belli, o meno belli. Ci sono. Però dobbiamo accettare tutto dalla vita. Io accetto te da una vita che ti... Grazie, grazie. Ti voglio un bene dell'anima, veramente. No, niente, facciamo così, Antonella, facciamo, visto che giriamo, cambiamo. Perché questa volta, per oggi, io rimarrò qui, praticamente, ecco, tra i maschietti, in mezzo ai maschietti. Sì. Della radio, ecco, che insomma sono dei maschioni che non dico, meravigliosi. Dai. Allora, qui da Franca anche gli auguri, io ringrazio, tra poco li leggeremo, quindi ti posso... Facciamo così, allora, guarda, facciamo Clementino la cosa più bella. Ti piace? La cosa più bella è avere te, insomma. Grazie. Ecco. Facciamo questa canzone, così poi arriva Silvione e poi io sarò qui comunque. No, qui anche perché dobbiamo aprire, insomma, la bottiglia, dobbiamo festeggiare, ancora siamo sobri, in questo momento neanche un... Intanto trovate le parole per fare gli auguri ad Antonella, trovate, mi raccomando, non lasciatela da sola, abbiamo detto che oggi dobbiamo fargli compagnia e quindi mi raccomando, contiamo tanto su di voi. Un compleanno multimediale tra le dirette Facebook e non solo. Ma quelle sono importanti, che sono le importanti. Facebook. Ma sai per quale motivo? È semplicissimo, no? Che... allora, vediamo un po' se ci sistemiamo. Le dirette Facebook sono importanti perché le persone in qualche modo hai voglia di poter con loro cercare di trovarti bene, di... Come dire, sì, ci siamo, io ti ascoltavo. Sì, è Dario, Dario, non ti vedi, se ti metti da questa parte, se dovessi spostarlo leggermente. È Dario che disturba. Ah, vedi l'altra. Sì. E questo non lo puoi spostare un pochino, poco così, non entra Silvio che è troppo... Grande. E allora, io voglio ripercorrere i 25 anni di radio di Antonella. Mamma mia, oh mamma mia. Perché proprio Antonella, pensate, tu sei nata dove? A Melito. E pensate, gli studi e i tempi erano a Melito, proprio all'ospedale di Melito Pronto Salvo, dove lei 25 anni fa con un vagito iniziò la sua carriera radiofonica, e c'era proprio la prima trasmissione, che era una trasmissione di musica per bambini fino ai 6-7 anni, poi è diventata una trasmissione di canzoni dei cartoni animati, e poi raggiunti 12-13 anni la musica un pochino più da grandi. Ma non è vero nulla, ma che scusa, stai inventando? Se tu fai 25 anni di radio e fai anche 25 anni come compleanno, hai iniziato con i vagiti. Allora, grazie a Giovanna. No, 25 anni di radio, però insomma sono un po'... quando sono arrivata in radio già sapevo
Sapevo già parlare, ero già grandicella, quindi... Io pensavo invece che quella foto famosa del bebè con le cuffie che non si ascolta la musica io. Era Antonella Pagano. Io ricordo semplicemente che all'epoca, quando si faceva ogni intanto, capita, sono arrivati altri fiori, che bello, li possiamo... Che cos'è in diretta? Devo alzarmi io, tutto in diretta facciamo? Si deve alzare lei. Ok, allora io mi sto alzando un attimo, ritorno, vediamo cosa che arriva. Se si alza lei, nel frattempo io racconto questa visione di Antonella che abbraccia Antonella, le Antonelle, e si danno gli auguri, buona radio, buoni 25 anni. Pensate, un pezzo di storia di Radio Studio 95 che è ancora, però non è quella storia decadente tipo Pompei che cade, è quella storia bella, proprio il rinascimento di Radio Studio 95, e Antonella Pangallo con un mazzo di fiori ancora in mano. Venghi da queste bande, tanto ormai i nostri amici che ci seguono in TV e radio sanno che noi siamo pazzi. Altri fiori che arrivano. Quindi. Che bella, mettiamole qua, tra poco siamo invasi da fiori, piante, cose varie. Sta arrivando un po' di tutto, grazie. E devo dire la verità, mi sto emozionando, quindi sono un po', ho perso il filo del discorso, è una giornata un po' speciale, ma la cosa bella è che la radio, quando io ero piccolina, che si andava tutti quanti a scuola, intanto c'è uno sciopero perché eravamo già, io ero al ginnasio, uh-huh. e io anziché fare sciopero andavo in radio e facevo la diffusione musicale. Lo sciopero ha bisogno anche di una colonna sonora. Quindi ero piccolina e quindi questa cosa qui lo ricordo, io ascoltavo all'epoca Canale 52 dedicavo le canzoni, e da lì devo ringraziare una serie di persone che mi hanno invitato a vedere la radio, e poi è nata questo grande amore che mi porta oggi. E poi la prima volta a Sanremo, che è stata nel... Mamma mia, chi se lo ricorda, mamma mia. Perché tu quest'anno sei andata era la tredicesima, dopo 13 anni. Dopo 13 anni, la settima volta. Settima volta dopo 13 anni, quindi sono ritornata e ci auguriamo che adesso c'è il secondo anno insieme a qualcun altro con me. Speriamo che sia un bel Sanremo. Anche ma sì, guarda, Sanremo, io ti posso dire, per quelli che ho fatto, non esiste un brutto Sanremo per chi ama la musica, la radio, perché Sanremo comunque lì lo vivi completamente diverso rispetto alla televisione. Sono due mondi completamente diversi ed è giusto viverli. E ringrazio ancora coloro che stanno mandando i messaggini. Qualcuno mi dice, mi ha scritto in privato, se possono telefonarmi in diretta. Assolutamente sì, chi ha veramente voglia di andare in diretta. È lo 0965 78 15 02. Oppure, per i più timidini che volete mandare un messaggio, il numero è il 349 12 94 525. Okay, adesso WhatsApp, un po' di fiatare ed SMS. Per esempio, c'è Franca che ti manda gli auguri. Eccolo qui. Abbiamo uno dei messaggi. Ti manda un augurio floreale. Grazie Franca, un mega bacione a tutti i radioascoltatori che oggi mi stanno dedicando un pensiero, a coloro che in questo momento mi stanno dedicando veramente un po' del tempo, ed il tempo è preziosissimo. Ed ecco qua la chiamata in diretta, pronto? Pronto? Ci siamo? Mi sente? Forse dobbiamo... Lei è connessa, c'è? C'è o non c'è? Pronto? Pronto? È caduta la linea. Però c'era, ma era in silenzio. Ah, c'è anche Giuseppe Ferranti, fratelli La Bufala, ragazzi, oh, ciao. Che meraviglia, ciao. No, Giuseppe, buongiorno. Se mi stai ascoltando, vediamo un po' se mi telefona. Allora, Giuseppe, stai guardando il video, se mi telefona in diretta, Giuseppe, mi fa tanto piacere. 0965 78 15 02. Devo dire, vediamo che lui se è... suona il telefono. Sì, Giuseppe fa come fa... È veramente una persona garbatissima, quindi è un po' vediamo chi... Eccolo qua, vediamo se ce la facciamo. Anto, pronto? Pronto? Ci siamo adesso. Che sento... Sì, buongiorno. Buongiorno. Ho chiamato per dargli gli auguri a Antonella. La voce la riconosciamo anche dall'espressione. Mi riconosci. Sì, dall'espressione anche della bimba qua di lato, diciamo così. L'emozione. Lei diciamo, è la gemella di Antonella, giusto?
Sì, la gemellina, la gemellona. La gemellona. Diciamo, Sì, che siete precise, sì, identiche, sì, sì, perché vanno fatte con lo stampino. E beh, dai, allora gli auguri ad Antonella, ti lascio la voce. Tanti auguri, Anto. Questa è mia sorella, praticamente. Il fatto che... L'altra gemella. Un'altra gemella, sì, il fatto che tutte e tre, io ho due angeli che sono in terra, che sono mia madre e mia sorella, e poi insomma il papà che è con noi, quindi una famiglia meravigliosa, quindi ringrazio veramente tutti quanti, la mia mamma. Ma che... oggi è la tua festa, la devi vivere, perché sei qua sulla terra con noi tutti, insomma, anche papà di là ti guarda, ecco, ci guarda tutti, quindi oggi devi ricordarle. Sei bellissima, una bellissima, come devo dirti? Questa bellissima giornata che già mi state regalando. No, sono un po' emozionata, devo dirti, Dario, a questa passarella di Antonella. Non è Dario, mamma, è Silvio lui. È Dario, è qua che sta... No, Dario, che stiamo cercando di... No, hai ragione, Silvio. Devo venire a trovarti, comunque, penso ad agosto, dai. Quando vuoi. Ah, ecco, perché allora Dario... No, perché c'è ancora la replica, se non vado errato. Allora, no, che fantastico, allora, ti adoro, guarda. Avere mia madre... Avere mia madre al telefono, che lei è una timidona, che sta telefonando, mamma sei meravigliosa, quindi questo è il regalo più grande che puoi fare tu con Stefania, che so che state lì complottando un sacco di cose, che le vedo che complottano. Ma le sorpresine penso che piacciono a tutte, credo io, sì, Anto, no? Certo. E quindi è meraviglioso questa giornata così. Poi Silvio, io ho detto, mamma guarda che Silvio mi ha chiesto una cosa bellissima, siccome ci sarà la replica di Romeo e Giulietta, esattamente il 13 agosto al teatro, sempre mi ha mandato un messaggio bellissimo e io ho detto guarda, se io sono qui non vado in vacanza, quindi per qualche motivo assolutamente sarò sul palco a presentare, ad essere onorata a presentare uno spettacolo con degli artisti di un livello altissimo. Ma io gliel'ho detto quella sera stessa quando ero là. Bravi. Gli ho dato i complimenti. È da vedere, basta. È da vedere. È da rivedere chi non l'ha visto. Continuiamo a festeggiare fino al 13 agosto. Perché mi emoziono pure io poi. Non mi devo emozionare. Grazie mille. La bravura che hai tu, la passione, insomma, sono tante cose messe insieme che uno deve andare proprio a vederlo, ecco, tutto qua. Cioè, poi una ha voglia di rivederlo, ben venga ancora di nuovo. Cioè, io sarei una delle tante, comunque, che ritornerò. Grazie. Comunque, grazie io mille. Ti taglio subito, che devo dire auguri piccina. Piccina, mami, tra un po' piccola. So dire... No, sei sempre la mia piccolina e... Sono emozionata, non so nemmeno, vorrei dire tante cose, ma so che ti amo tantissimo e basta. Che augurone. No, mi sono adesso emozionata abbastanza, cioè proprio tantissimo. E allora noi ti mandiamo un bacione, come il bacione grande che mandi tu ad Antonella. Anto, saluta mamma. Grazie, che è una telefonata meravigliosa, mia nonna. E sono orgogliosissima di lei tantissimo. E fai bene, guarda, te lo diciamo davvero, fai benissimo. Grazie. Grazie di cuore per la chiamata. Emozionata, mamma. Sono emozionata, vedi, balbetto. Io ti amo da morire, sei la cosa più bella, comunque, veramente. Grazie, amore mio. Un bacione a tutti. Grazie. Comunque, augurone, Anto. Ciao, grazie, amore mio. Grazie. Ci vediamo dopo. Ciao, buona giornata, ciao, ciao cara. Dagli un bacio anche a te. Grazie. Dagli un bacio alla mia gemella. Ok, te la darò, glielo darò, ciao amore mio. Un bacio, ciao. Ciao. Che bello, io le amo queste cose, mi fanno morire. Sì, guarda. Devo dire la verità, è una cosa molto bella. Anche perché... E lei è timida, E lo so, infatti. No, adesso mandiamo una canzoncina, anche io mi sono un po' emozionata. Un attimo che ci riprendiamo, perché qui se no... Assolutamente, uno dei brani dell'estate, allora quello di Giusy Ferreri, Partiti. Che non se ne va, un nuovo amore quest'estate. E
Ed eccoci qua ancora in onda, Antonella. Partiti adesso, Giusy Ferreri, le 11:18 minuti. Grazie. La tua festa, i tuoi 25 anni di radio e 25 anni di compleanno. È caduta la linea. Mannaggia la miseria. E avevamo una telefonata per te, che però a questo punto spero che richiami. Cosa che dovrebbe succedere? Sì, che le linee. Speriamo che insomma, mi fa piacere. Io oggi sì, sono. Ecco, eccolo qua, dovrebbe esserci. Pronto? Buongiorno. Sono Antonio da Bolino, voglio fare gli auguri ad Antonella. Grazie Antonio, grazie per questo pensiero gentilissimo, sei proprio... Com'è il tempo a Bovalino? Bello, no? Caldo? Sì, c'è il sole oggi, una bella giornata, né? E quindi possiamo venire a farci il bagno? Sì, né? Sì. Va bene, grazie mille. Allora, grazie Antonio, grazie per questo pensiero, per questa telefonata. Insomma, mi fa molto piacere. È caduta la linea, però fanno piacere queste cose, ragazzi. Veramente, grazie. Poi la telefonata prima di mia madre che mi ha emozionato. Che oggi, insomma, il programma. Io ringrazio anche Filippo prima e Silvio adesso, che sono un po' alla regia domenica dedicata. Che tra le altre cose, per questo periodo estivo è l'ultima puntata. Poi ci rivedremo a settembre con tantissime novità al solito, e devo dire devo essere sincera, è una domenica speciale questa. Ma abbastanza, direi. Vediamo se riesco. Bello a farti... perché io mi sento chiamata in causa, ecco. Nel momento in cui questi auguri che ti fanno, sì, ti abbasso la base, sì, no, e non lo so se sono ti rimbomba nella cuffia, esatto, io e la togliamo. No, là ti dicevo, gli auguri che ti fanno, che sono auguri anche non solo per il tuo compleanno ma anche per i tuoi anni in radio, è un ringraziamento che io faccio a loro, perché sono degli auguri che fanno a tutta Radio Studio 95, perché significa, se una donna come te nasce, cresce qua dentro e rimane con tutte le vicissitudini della vita, il lavoro, gli impegni, ma riesce sempre a trovare quel momento per avere il suo spazio radiofonico, vuol dire che c'è un amore che è reciproco, ma io ho detto ed è palese. La cosa che siamo sempre riusciti, anche qui in radio, mi hanno molte volte anche la programmazione, non è semplicissimo conciliare tutto, e siamo riusciti con la flessibilità anche di Bruno di trovare sempre il momento, lo spazio. C'erano momenti che mi assento, a volte per motivi di lavoro, altri per altri motivi, e c'è sempre la presenza, quindi questa cosa mi fa tanto piacere. La radio e il mio compleanno, oggi ho voluto unire queste due date importantissime, e non posso nominare altro perché sennò mia madre mi dice ogni volta nomini altro, tu adesso è il tuo compleanno quindi te lo festeggi, e quindi lo sto facendo, lo faccio. Saluto Barbara, che in questo momento è in diretta, la mia collega rossa, che è un'esplosione di forza della natura. Poi c'è il fotografo grandissimo, sì. Antonio Pellicano, c'è la fatina con mangiafuoco, lei è turchina, perché la fatina è turchina, quindi devo dire la verità, è molto molto carina questa cosa, che anche insomma il nostro fotografo Antonio, che mi ha fatto un book fotografico l'altra volta, un grande bravo professionista. Poi Barbarella, che l'aspetto, un bacione, lei è una pazzoide, una donna, anche lei bella di fuoco, rossa. Beh, figurati che non ti contornavi di pazzi tu. Pazzi positivi, gente positivissima, e lei una di quelle. Poi chi altro? In questo momento sì, devo dire, saluto anche Luca, che in collegamento un po' alle persone che hanno telefonato. Ancora sono emozionata per la chiamata di mia madre, che tra le altre cose non è andata in diretta Facebook, però me l'ha registrata e me la manda. Quando la voglio ricattare mia madre, le dico: guarda, tu hai parlato in diretta, quindi adesso... Vabbè, ma tu devi sapere che rivedrai in televisione sull'817 lo speciale 25 anni radiofonici di Antonella, perché lo stanno registrando tutto dalla regia. Io lo sapevo che c'era qualcosa nell'aria, che perché hanno preso telecamere, cose, io lo sapevo. Tutto quello che diciamo è registrato e rimarrà nei secoli dei secoli. Ancora ogni tanto Bruno, che gli viene la nostalgia, manda la festa dei 40 anni di Radio Studio 95. Io penso 40 anni di Studio 95, io ne ho 25, ma mamma mia, che è fantastico. Tu sei arrivata qui che ancora si chiamava Canale 52. Allora, io ho iniziato che era Canale 52 ed era in un'altra postazione, poi il trasferimento nei nuovi locali, il nuovo nome, Radio Studio 95, che ai primi tempi era una fatica, perché tu annunciavi, ecco, siamo Canale 5, Studio 95. E il canale 95. Antonello Santissi, Emilio Manganaro, Simona, Filippo
Filippo Malaspina, c'è veramente un gruppone che poi piano piano si sono aggiunti da Filippo, Dario, il mio Silvione. Bello io mio che... Racconto sempre che una delle prime persone che ho incontrato venendo in radio, avevo 16 anni, era il 2006 o 2005 del tutto, sei stata tu. Io quindi questa cosa qua ci ha beccato te a voglia. Quindi e sono contenta perché sei ancora qui, vuol dire che qualcosa di buono l'ho fatto, questo mi fa tanto tanto piacere. Assolutamente. Canzoncina la mandiamo così i nostri amici dicono queste qui, se la parlano, se la cantano. Anche perché si sente in radio. Si tipo sentono le che di là, perché abbiamo tutte le porte di là, aperte. In questo momento, non so se vedete. C'è la regia dove ci sono un po' di persone che stanno un po' aspettando di festeggiare. Chiamo anche la descrizione perché lo studio ha da un lato la vetrata, no? tipo Casa Bianca, e c'è tutta Dario, la regia che ci guarda. C'è Dario, c'è Filippo, c'è Antonella, c'è Luigino, c'è un po' di persone che adesso arriveranno anche gli altri, quindi canzoncine e poi torniamo ancora in diretta. Ok, noi siamo adesso in diretta, in questo momento sta succedendo un po' di tutto e la cosa mi piace perché vediamo un po' se riusciamo a sistemare un po', ok? E devo dire, se gentilmente un po' tutti venissero dietro, ecco, i dolcini che stanno... Filippo Pellicone, guarda, giustamente. Filippo non fare danni. Allora. Allora, io se vi dovessi descrivere quello che sta accadendo. Ragazzi, sta succedendo. No, è qualcosa un po' di incredibile. Quindi... Perché Filippo Pellicone e il signor Manganaro stanno scappando con la spasella di pasticcini. La spasella. Ci sei, Filippo? Ok. Bello, in TV vedono la tua schiena. Sì, la schiena in TV, un po' su Facebook. I famosi fondoschiena in TV, e il fondoschiena di Filippo Pellicone, dire... più che fondo del sovraschiena, ecco. Però ci si... Io tengo il fassone e voi mangiate, ragazzi. Ok, io qui ho anche... Io tengo il fassone e voi mangiate. No, no, il primo lo devo mangiare io. Il primo è perché sono a dieta, quindi ho 2500 calorie al giorno, okay. Meno 250, quindi ne ho ancora 2000, facciamo danni. Ti abbassi un attimo, ecco così. Ok, ci siamo, arriviamo un po' tutti quanti. Come? Mi avvicino di qua e sì, dobbiamo presentare Emilio. No, adesso un attimino che non riesco a capire. Ditemi. Dicono di presentare chi devo, è appena arrivato. È normale che si presenta. Emilio. Allora, io volevo dire anche... facciamo in questo modo. Non vuol mangiare nessuno, ce la facciamo. Allora, qui accanto a me praticamente ho uno dei veterani della radio. Io ho iniziato e qui in questo caso tutti quanti, caro Emilio, mi dicono Antonello, ho iniziato con te. Io ho iniziato con Emilio Manganaro ed era per me il mio mito. Ero piccolissima. Avevo i miei 13 anni e arrivavo in radio dove c'era lui, l'Antonello Santisi, Mimmo Dieni, la Filippo Malaspina, poi c'era Simona, cioè tutta veramente un nutrito gruppo di ragazzi che facevano radio con chiaramente una tecnologia di massa molto molto diversa da questo Dutch. Completamente diversa, tra l'altro avevamo le cassettine, avevamo con sì. I dischi, stare attenti alla diffusione musicale. E io arrivavo in radio e veramente avevo il mio programmino la mattina presto e mi facevano fare un sacco di prove. Ma adesso ti dico una chicca sul tuo programma che tra le altre cose mi fa piacere che a distanza di 25 anni sì. Questo titolo che noi allora scegliemmo, lo scegliemmo su una semplice considerazione. Io stavo in quel tempo occupandomi di fenomeni Parade e DJ Generation, dei programmi che effettivamente facevano da incubatori di quelli che erano i network nazionali per chiaramente replicarli su base provinciale, su base regionale. A quel punto Bruno Taverna mi disse: io ho bisogno di un programma che possa riempire lo spazio della domenica, però dobbiamo scegliere un'idea. E la mia idea, per farla semplice, è stata quella di prendere il programma locale più ascoltato del momento, che era del signor Filippo Pellicone. Dell'altra radio, della praticamente della all'epoca c'era questa concorrenza. All'epoca avevamo la concorrenza, diciamo, RTM e Canale 52, mamma che tempi. E unirla a quella che era la trasmissione radiofonica di Paoletta su Radio DJ. DJ, vai, che mix. E dall'incrocio di questi due programmi è nato Domenica dedicata. Che devo dire, e con il tempo ha avuto vari speaker, poi piano
piano sono riuscita ad appropriarmi. Guarda, Anta, devo dire che ti ha fatto di un bene pauroso, perché stai benissimo e sei giovanissima, sei veramente di un'energia mostruosa. Come vedo l'energia di Filippo, che ieri ho incontrato insieme ad un gruppo di ragazzi diciottenni, e lui non faceva una grinza, sembrava un diciottenne tra i diciottenni. Devo dire, cioè, questo è lo spirito. Io stamattina, Emilio, l'ho visto e ho detto: guarda, oggi non soltanto è il mio compleanno, ma c'è anche 25 anni di radio, perché ho abbinato questa data ai miei 25 anni. Quindi averti qui mi emoziona tantissimo. Ma il piacere è mio, Antonella, veramente, perché. Ma sentite che voce. La radio... E 1, 2, 3, 3, vai, no, vai. La radio è una... Credo, ho sempre detto a Bruno, a tutti gli amici che hanno condiviso con me questa straordinaria esperienza, che la radio è stata quel mondo assolutamente reale che noi abbiamo avuto la fortuna di crearci in un altro mondo che era fatto dei problemi che troviamo oggi. Posso dire che secondo me la radio, quello che facevamo, è un po' il Facebook e il WhatsApp di oggi, perché sì, la radio ci telefonavano tantissime persone. Io ricordo, non te lo ricordi, un personaggio, senza fare nomi, che stava al telefono e faceva il programma, alle ore 19, ve lo ricordate? Mi ricordo tantissima che gente che a volte era anche giù di morale, che ci telefonava e stavamo a parlare da psicologi, mi permetto di dire, ed era anche creato un sacco di unioni. Assolutamente sì. Quindi assolutamente devo dire che la radio era all'epoca, oggi il Facebook e WhatsApp, secondo me, messo insieme. Certamente, oggi, come dicevo, ieri abbiamo avuto modo di parlare con Filippo qualche minuto. Oggi abbiamo dei mezzi di comunicazione di massa. Guarda chi abbiamo in diretta. Chi abbiamo? Filippo Malaspina. No, ciao. Filippo, no. Guarda, Filippo, e arriva anche Tito. No, well, Filippo bellissimo Malaspina oggi in diretta. Sì, Filippo, non che ci posso se telefoni credere in diretta ti mandiamo anche un altro veterano, anche con Filippo Malaspina. Quindi, Filippo Malaspina, un altro di quei ragazzi che erano entrati. Eravamo, questa inviata. E comunque ti stavo dicendo, oggi esistono chiaramente dei mezzi di comunicazione di massa molto potenti e chiaramente molto istantanei. Oggi puoi arrivare con la tua radio dall'altra parte del mondo grazie. Ma anche con basta vedere adesso con la diretta di Facebook. Noi allora avevamo il problema di far sentire la radio nel palazzo di Via Fratelli Rossi. No, vabbè, ma noi eravamo devo dire oggi un po' dappertutto, quindi io sto facendo un po' adesso, sì, sto aprendo in diretta in questo momento, quindi sì, io sono veramente onorato di questo, Filippo. Sì, perché non vi unite, non vi mettete tutti quanti dietro? Vieni, lo Filippo. So che in questo momento c'è Filippo, buongiorno a tutti, caro Filippo. Ciao, Malaspina, ragazzi. Oggi festeggiamo il mio compleanno, grande, 25 Filippo anni di radio. Il momento è catartico. Devo dire che siamo in diretta televisiva, diretta Facebook, purtroppo la diretta Facebook entriamo in pochissimi, dobbiamo dimagrire. Devo anche dire che Filippo, tra l'altro, è stato lo speaker della mia adolescenza. Chi mi aiuta? Lo speaker? Della mia adolescenza. Io da adolescente sentivo... Attenzione. Pronti, attenzione che siamo al momento. Attenzione, il momento. Attenzione, attenzione. 3, 2, 1. Brindisi. Lo devi fare, la bevuta a capo, brava! Brava! Io non ne bevo più! In questo momento volevo avvertire la Polizia di Stato che se dovesse mai fermare Antonella in macchina, ecco, diciamo che c'è una mezza motivazione di questo tasso alcolemico superiore alla media consentita. Spostiamo i bicchieri. E comunque, dove sono i pasticcini? Ma sono nascosti. E comunque Filippo, volevo, i pasticcini, ringrazio anche il artista. Volevo che tu oggi in diretta, perché io non ho mai avuto questa soddisfazione. Fatti una dedica. Io volevo una dedica da te in diretta, Filippo, perché è una cosa, grazie Anto. Una dedica a te direttamente, al nostro mitico Filippo Emilio Manganaro, ecco, che è venuto a trovarci, gli dedichiamo il programma di oggi. Grazie Filippo. insieme ad Antonella, aspetta, scusa. In questo momento abbiamo RTM, Canale 52 e Studio 95, tre realtà di merito. Che si sono unite ed è meravigliosa. Grazie, ringraziamo sempre Mimma e Bruno Taverna, perché sì, con i sacrifici che fanno ogni giorno per mantenere questa meravigliosa assolutamente realtà, sì, assolutamente. E
fare questo servizio completamente gratuito, quindi grazie, e grazie anche a tutti gli sponsor. Fate le pubblicità, perché la radio fa una pubblicità meravigliosa, quindi un grande abbraccio a Mimmo, un grande abbraccio a Bruno. Un grande abbraccio a tutti coloro che chiaramente stanno dietro questa realtà, perché poi alla fine chi ci ascolta pensa che la radio sia semplicemente un qualcosa di un microfono, c'è molto di più dietro, e noi ringraziamo queste persone che ci hanno consentito, a me per quanto riguarda il passato e a voi per quanto riguarda il passato, mi consentono di andare in diretta tutti i giorni. Siamo cresciuti, quindi devo dire la verità, la radio oltre adesso devi fare per cui tu. Antonella, adesso cosa si fa? Diciamo adesso bisogna di sapere adesso. Che cosa beviamo facciamo. Beviamo perché dobbiamo bicchieri, dobbiamo bere in questo momento, però io voglio anche un augurio con la tua vocina di Bonco. Silvio, e chi è che mi canta la canzoncina? Io non lo posso fare. Tanti auguri a te. Happy birthday to you. Dario, scusami Silvio. Ma le altre donne della radio sono un po' un po' timidine. Tito Valdez. Tito dov'è? Lo vedi a Tito Valdez, eccolo lì. Quindi Dario? Abbiamo 25 anni di radio, il mio compleanno, allora, e questa insieme, bella rimpatriata. Insieme tanti cantiamo auguri. La canzoncina, dai. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Antonella, tanti auguri a te. Ok, visto? Ragazzi, allora, sei emozionata, nemmeno una lacrima. Sì, sono troppo felice, quindi in questo momento troppo. Poi allora, prima di mamma, allora facciamo così. A questo punto io direi di entrare nel merito del programma. Ora, siccome voi sapete. Canzoncina, poi no, dopo, perché è importante questo momento. Voi sapete tutto di Antonella, ma non tuttissimo. No, non dobbiamo dire le mie cose. No, non dobbiamo dire. A questo punto dopo voglio dire. Oh, vai, non tuttissimo. Allora, intanto, Antonella, descriviamo quello che è chiaramente il tuo, al di là dell'aspetto esteriore che si vede, Madre Natura è stata molto generosa. Diciamo, quelle cose, quelle caratteristiche che i grandi ascoltatori, i tuoi affezionati fans non vedono. Per esempio, io ti dico tre tuoi pregi. Mamma mia, no, ma dimmi i difetti, ne so di più. No, io voglio tre pregi. Allora, radioascoltatori, i tre pregi di Antonella in diretta, attenzione. Non me li possono dire loro? No, è cosa c'è. Allora, i pregi che sono solare, ecco. Quindi, quello è. Poi mi metto molto a disposizione del prossimo. Quindi diciamo sono abbastanza, come dire, cerco di aiutare il prossimo, non mi tiro indietro, come dire, no? Quindi pronta ad aiutare il prossimo, quindi molto disponibile, okay, sì, positivissimo. Però vabbè, solare abbiamo detto, poi l'altro pregio è sono, penso, simpatica. Ma è l'unico pregio che avresti dovuto dirmi, l'unico pregio non l'hai detto. Qual è? Non me li so dire io i pregi. Da quanti anni è che sei con queste persone meravigliose che ti seguono tutte le domeniche? Lo abbiamo da detto 25 stamattina. Anni. 25 e allora anni. Sei insostituibile. I difetti dai, voglio dire, no, i difetti sono dire, allora, no, i difetti sono tre dei tantissimi difetti di Antonella. Guarda, il leone quando si arrabbia è fuori di sé, è una delle cose che io odio, è che perdo il controllo, lo faccio raramente, ma quando lo faccio sono proprio brutta, quindi questo è l'istinto. Poi possessiva a volte. Possessiva. Sì, ma poi è una questione soltanto di avere un qualcosa, poi e poi egocentrica. Normale, ma guarda, è del leone, è normale che sei così. Guarda, Antonio, una persona con queste tue caratteristiche ha fatto il premier per 20 anni, quindi voglio dire, non è il peggio, non è il peggio. Allora, scusate, non mi chiamate in causa perché no, assolutamente no. Noi non volevamo i 20 anni migliori di questo paese. Questo, sì, 20 anni proprio. Questo, come avete potuto sentire, un amico che ci chiama da Arcore. Buonasera, allora, buongiorno. Voglio chiedere la prova del nome. Filippo, ti ritrovi con queste caratteristiche di Antonella? Sì, diciamo di sì, dai, veramente, è stata, ha detto quello che è, veramente, ma la conosciamo non solo noi, la conoscono tutti, Antonella, è veramente così. In questo modo. Io volevo Dario sentire i pregi, perché lui mi ha conosciuto pure una settimana a Sanremo. Siamo stati a Sanremo quest'anno, quindi sai, quando sei a Sanremo vedi il meglio ma anche il peggio delle persone, quindi lui ti può dire effettivamente i difetti e i pregi in quel caso. Io accetto di tutto, perché bisogna anche avere delle, come dire, delle critiche costruttive. No, scegliete i microfoni. Io non mi voglio, non so se hai aperto questo. Sì, aperto. Okay. Io non mi voglio esprimere in assenza del mio avvocato perché non sono
reazione. Cioè, comunque addirittura. No, comunque posso dire che io conoscevo un Mimmo Dieni, sì, all'interno Sanremo, della radio, ragazzo veramente molto tranquillo, molto sereno. A Sanremo completamente cambiato opinione, cioè una sorta di doppia personalità, di una violenza disumana. E comunque ce l'abbiamo in linea? No, abbiamo Pietro che dice di mandare a casa Emilio. Oh, Pietro, no, il grande, caspita. Pietro Mariano, anche lui, lo mandiamo in diretta, Pietro. Dopo tanto tempo è arrivato e adesso vuoi cioè, mandarti a casa, ma non si può mandare a casa Emilio. No, che mandiamo? Una volta che l'ho beccato oggi, stranamente, ragazzi, che dite? In un luogo tranquillo, molto tranquillo. Molto tranquillo, silenziosissimo. Per cui, saluto Pietro. Infatti, quindi questi miei difetti... No, non te li dico, no. No, voglio solo sottolineare una cosa, che comunque lui ha parlato del si cambiano a Sanremo. Sei rimasto uguale tu, come qua è stata lì a Sanremo, quindi non... Diciamo che Antonella gli piace tanto fare le cose per bene. Ecco, sì. Questo è poi, sai, è preciso nelle non sue credevo cose. Dormisse tanto comunque. Sì, vabbè, questo non credevo. Sono dormiglione. Noi infatti... la conosciamo bene, quindi Antonella. Comunque Antonella, un'altra cosa della tua straordinaria carriera all'interno di questo programma. Bruno allora mi chiese espressamente se tu potevi essere effettivamente la vera concorrenza nei confronti di un mostro sacro che era l'epoca, la che, Rezzi, all'epoca era Filippo. Che all'epoca era Filippo, cioè, io pensate che io e Filippo eravamo concorrenti, sì. Penso e, un po' e io che... dissi esattamente che sarei stata molto probabilmente la persona più ce la poteva tecnicamente fare. Tagliata per fare quel e mi hai tagliato fuori No, poi ci siamo uniti, no, sì, poi ci siamo uniti, no. Ci siamo uniti. Chiaramente mi avessero chiesto vuoi Antonella o Filippo, Filippo. No, no, per tutta la vita voglio dire Filippo Pellicone per sempre, Filippo Pellicone, Antonella. Filippo Pellicone e la domenica io lo ricordo perché anche la mia mamma, quindi quando poi c'è stata questa unione che poi la mattina adesso arriva lui, poi ci sono io, è bellissimo. Quante domeniche di radio? Io mi ricordo un'altra cosa di Filippo. L'anno 1985, addirittura. E andavo a giocare a Messina. E mia sorella chiamò Filippo per dire: guarda, mio fratello inizia questa bella avventura col Messina Calcio. Voglio fare una dedica a mio fratello. E mi ricordo che Filippo mi mandò in diretta questi saluti con Forza Campione di. Nino D'Angelo. Forza campione. Sì, vedi, Nino D'Angelo. Il giorno dopo scesi in campo e ho preso 3 giornate di squalifica. Questa era la cosa di Filippo, e guarda, per il posto ci la salutiamo magari per telefono, basta. Questa è una parte di Radio Fantastica. 84-85. Mia sorella chiamò Filippo ed effettivamente Filippo mi salutò con questo Forza Campione. Forza, che potremmo campione anche ascoltare, tra l'altro. Sì, dobbiamo un attimo fare un attimo di pausa qui, anche sai che i tempi tecnici ci stanno, non c'è niente da fare. Come sempre. E poi i saluti finali con un altro sorsetto. Adesso festeggiamo in privato e poi ci troviamo qui. Perfetto, sì, dai, facciamo un sorsetto in privato, ok. Io mi credevo persa, col cuore chiuso in tasca, mi aspetto devo dire che oggi è una giornata particolare, quindi si trova sempre una come dire, canzone per brindare, e lo stiamo facendo. Oggi è speciale perché sono 25 anni di radio e più il mio compleanno, che insomma qualche annetto in più, quindi sono contenta. In questo momento di là, dall'altra parte, ho i miei colleghi che stanno festeggiando. Abbiamo la diretta Facebook, il canale 817 del Digitale Terrestre, quindi potete venire, insomma potete arrivare, potete mettervi dietro, anche Tito, anche il nostro Tito, Silvio, Dario, tutti i vari colleghi che sono qui, anche quelli che hanno mandato un messaggino su Facebook, Filippo Malaspina. Vediamo un po', devo dire sono timidi, sono un po' timidini. Oh, Tito, cioè, ecco, sta arrivando anche Tito. Ecco, quindi. Tito. Ecco, Tito. Dietro, di là abbiamo anche. Buongiorno. Qui. Allora, tutti quanti qui, così abbiamo anche la diretta. Se riusciamo un po' a sistemare anche un po' la diretta, quindi di Facebook, poi il nostro Digitale Terrestre. Oggi un po' di tutto.
lo spumante in diretta. Lo spumante in diretta. Io che bevo a Canale. Ma è giusto così, questo modo di sentirsi chiaramente famiglia all'interno della famiglia, giusto così. Sì, devo dire che è il primo anno che festeggio dopo 13 anni, proprio che ci vuole. Ed è bellissimo questo momento. E non è mai troppo tardi. Non è mai troppo tardi. Io tra le altre cose ho partecipato veramente con grande gioia. Cioè, una cosa che è nata così, perché ci siamo incontrati stamattina e quindi non ci fossimo. Vabbè, io seguo chiaramente la radio. Con internet sono costantemente informato grazie al rapporto straordinario e fraterno che ho sempre con Bruno e con tutti voi, chiaramente. Sì. Sì, anche nonostante la distanza. Nonostante chiaramente la distanza. Questa è la cosa bella, che si mantengono i rapporti. Ma questa è una cosa assolutamente fenomenale. La radio crea rapporti che durano oltre ogni limite. Quei valori che adesso è la paternale, no, sono quei valori che oggi non ci sono. Tantissime persone su Facebook hanno: io ho 2000 amici, ho 200.000 follower, cioè realmente questi sono i veri sentimenti e valori, perché chi è a Venezia, chi è a Milano, chi è a Torino, chi è a Roma, chi è a Novara, però ecco la famiglia della radio, di là c'è un altro gruppo, c'è Silvio, c'è Dario, che se vengono dietro mi fanno tanto piacere, che poi Dario non capisco che deve fare, mi sembra il direttore di orchestra, dirige, li massacra. Salutiamo anche San Già, salutiamo Nazario, Maria, dipende tutto da lui. Ma Dario, cos'è? Ci blocca. Perché ci devi bloccare? Non mi bloccare, perché mi devi. Bloccare. Proprio oggi. Ma perché mi devi bloccare? Oggi 25 anni di radio, il mio compleanno. 25 anni di radio, 20 anni di età, meraviglioso. No, 20 anni di età. Io stamattina sono andato con 49-50. Cioè, 49 anni mi ha dato. Ma li porta bene, dai. 49 no, esagerazione. Ma li porta bene. Vai, vai. No, 49 è un'esagerazione, è una cattiveria. Sui 41-42. No, siamo sotto la quarantina, ne ho 38. Fino alle 3 ore che stavamo. Che 3 ore, è 3 ore, raga, è l'età. 38 anni, evviva le donne. Raccomandiamo tutti i maschietti che ci stanno. Antonella, 38 anni, che vecchia. Ehi, 38 anni. Ma tu che ne sai che io non sono fidanzata e quasi sposata, che capace che è geloso pure. 38 anni per il ministero delle infrastrutture, puoi essere iscritta già all'ASI. Per cui, voglio dire, non è una cosa tutti i giorni. No, ma dire, una donna, ma io mi chiedo perché gli uomini possono dire l'età e se sono brizzolati sono pure fighi e le donne non lo possono dire. È un luogo assolutamente comune. È un luogo comune. L'uomo, quando dice l'età, è veritiero. E la donna, io non dico la verità. La donna tende per sua stessa natura, è proprio scritto nel DNA, a nascondere la verità. Ne ho 34. Ora, voglio dire, perché si fa la battaglia? No, perché sindaco e non sindaca. Allora, perché l'uomo può dire gli anni e la donna no? È contro il galateo. Ma chi se ne frega il galateo? Cioè, una donna, per quanto sensuale, per quanto bella, eccetera, eccetera, se ha l'età di Tutankhamon, è giusto che uno sappia che ha l'età. Bisogna dire che ha 100 anni, 200. Ora, Antonella ha 49. No, è sotto i 40 ancora. Sotto i 40, è Filippo. Silvio, che vieni di qua, Silvio. Silvio, dare una mano a Antonella, perché qua con gli anni non Silvio, qui mi stanno rovinando. È Filippo che mi ha fatto così con le dita. No, siamo sotto i 40. Sotto i 40, okay. 38. Siamo sicuri? Ecco, la cosa importante. Siamo sicuri? Vuoi la carta d'identità? Voglio avere la carta d'identità. Allora, gentilmente mi prendete il mio portafogli. No, per far vedere quando una donna. Anche Valeria, salutiamo Lido Capo Sud, ragazzi. Ciao Valeria. Allora, adesso vi facciamo vedere in diretta. Non è il caso. Adesso vi facciamo vedere. Non vogliamo sapere il contenuto. Aspetta che la prendo io la carta di Antonella. Eccola qua. Il portafoglio. La carta d'identità di Antonella. Allora, vedete? Allora, ecco, posso Antonella? Ecco, a parte che il portafoglio della nonna è come un monolocale in centro. Non fate vedere però il numero della carta di allora, vi faccio vedere il numero. Non fate vedere. Non si deve fare vedere il numero della allora, intanto vi faccio vedere una cosa, giusto perché il documento della nonna, la fotografia di profilo. Perché? Perché di profilo? Cioè, nonna... Non è questa la foto. Non è la mia foto. Ah, è questa dentro. La madonna. Allora, attenzione, sono ufficiali due dati molto importanti. La prima è che... Non
non fare vedere il numero della mia carta di non identità. Si vede, ho il si dito, ho il dito. Okay. Segni particolari? Allora, è nata a Reggio Emilia, a Melito. Il 30/07/1979. E soprattutto, attenzione, la parte più importante, stato civile, volete leggere? Libero al momento. Al momento. Okay. È scritto libero. Non segni diciamo. Particolari? Segni particolari. Buona. Non c'è scritto buona. No, c'è scritto tatuaggio. Come mai il tatuaggio? Perché il tatuaggio? Facciamo il tatuaggio. È un drago. Che cos'è? La maltrattiamo. È una farfalla. Abbiamo messo tutti questi meravigliosi amici con la quale spesso e volentieri ci incontriamo, magari poco, ma ci incontriamo. Ti bacio. Ecco. Faccio ancora gli auguri e saluto tutti i tuoi splendidi radioascoltatori. Grazie, ciao, grazie a Emilio Marcanaro, veramente un grande ciao, della radio. Ciao a tutti. E saluto due secondi qua e poi lascio a tutto il programma. Ringrazio Silvio, ringrazio Filippo, quindi è pure qua, grazie a tutti quanti, quindi due secondi del mio programmino per salutarvi ragazzi, io che dire. Una domenica veramente speciale, importantissima, una domenica meravigliosa, il compleanno, 25 anni di Rado, questa grande famiglia, grande Bruno Taverna, grande Mimma Taverna. Due persone meravigliose che ci danno la possibilità ogni giorno di avere questo canale pubblico e libero di dire la nostra, di essere liberi, di dare tutte le emozioni. So che Dario ha dato anche la diretta in questo momento della televisione, ha ripristinato il collegamento. Vieni qua che ti voglio ringraziare, vieni qua un secondo perché tu avvicinati. Devi rifare il saluto perché okay. Sennò poi non cioè, allora tu, io sono, devo dire la verità, vi voglio un attimino qua Silvio e Dario perché dico insomma prima c'è Filippo, Emilio, siamo stati tutti quanti insieme. In questo momento abbiamo ripristinato anche la diretta televisiva, quindi grazie a te perché è veramente meraviglioso quella diretta Facebook. In questo momento sono emozionatissima perché per chi ci sta ascoltando, cioè veramente avere una radio in un contesto come Melito che ha tante di quelle sfaccettature di a volte non le cose non vanno benissimo, ma questa radio nonostante tutto con i grandi sacrifici di Bruno e Mimma è una realtà, è una grande realtà dove mette a disposizione la libertà di pensiero, mette a disposizione il canale della musica dei ragazzi, dei giovani che si stanno sviluppando, degli artisti, da Silvio Cacciatore si sta sviluppando in lunghezza un grande artista che il 13 agosto ci sarà l'evento di Giulietta e Romeo al Cineteatro Don Bosco, io spero di essere qua e di poter presentare e in più ragazzi come Dario e come tutto lo staff. E grazie a questa emittente che possiamo dare a volte il meglio di noi stessi, quindi veramente che bello però. Eh sì, mi emoziona perché dai 25 anni di radio, la mia età, tutto questo oggi è veramente Emilio Manganaro, Filippo, tutti Filippo, veramente sono abbastanza contenta. Ma adesso arriva la parte più bella. Quale? Quella con la mamma. La con il pranzo di mamma. Non lo so, guarda. Io so che è una lunga da stanotte una lunga carrellata di sorprese è veramente tutto. Noi conosciamo i tuoi compleanni che non durano una giornata. Sì, però devo dire che gli altri la cosa differente è che gli altri anni me lo organizzavano, no? Perché avendo io non voglia di festeggiare, tutti quanti in questi anni hanno avuto un pensiero per me, li ringrazio. Quest'anno ho deciso proprio da parte mia di fare questo. Si sta avvicinando poi le varie sorpresine, no? Di mamma, di sorellina, degli amici che saluto e ringrazio, in questo momento ci stanno guardando. E la parte più bella, già questa è una delle parti più belle della radio, questa famiglia, questi valori che dopo anni, anni, anni siamo qui. Poi chi lo sa, questa squadra vi piace, questo trio? Questo trio vi piace? Potrebbe essere interessante, per quale motivo? A me no. No.
Per quale motivo non lo so, ragazzi. Lui qua ci sono ancora tanti grande. Amici, Giuseppina, c'è Michele, grazie per gli auguri, Solange, veramente tante, qualche nome sicuramente mi sfugge, perché poi siamo un po' frastornati. 16.000 persone, Migliano, è un compleanno veramente social. Bisogna essere social, no, bisogna essere in questo modo. Poi abbiamo questa radio, molte volte facciamo gli auguri a tutti e ogni tanto ci prendiamo un po' di tempo anche per noi, giusto. Quindi un po' di egocentrismo e vai. Ci quali sta, sono le caratteristiche del leone? Avere un'amica del leone è tremendissimo, perché purtroppo ok, niente, io vorrei salutarvi, mandarvi un bacione a tutti quanti, radio telespettatori, radioascoltatori, facebookiani, con due cari amici che sono Dario e Silvio, dall'altra parte ancora i vari colleghi. Gli amici dell'applicazione. Ciao, app. Tanto anche l'applicazione. Applicazione. E io mando questa ultima canzoncina che è dell'amico Mario Venuti, Caduto dalle Stelle, e saluto anche Luca Scorziello. Ciao Luca, che insomma abbiamo avuto anche ospite qua in studio, e noi non ci facciamo mancare nulla. Grande, cioè, artista, beh, Luca, sì, che sarà l'Arena dello Stretto ad agosto per il jazz, quindi insomma grande appuntamento. Bacione a tutti quanti, ciao Giuseppe, ciao anche Pino, che dire, basta, tanti auguri a me, ancora buon compleanno, adesso mi canto la canzoncina, vai. Vai, 1, 2, 3, via. Tanti auguri a te, tanti auguri a te. Tanti auguri Antonella, tanti auguri a te. Grazie. Tu fai il cuore, il baritono. Ciao a tutti, adesso ci vediamo dopo le ferie, quindi a settembre, Studio 95, domenica dedicata, e non cambiate perché qui la musica non si ferma mai. Buon compleanno a me e tanti, e i prossimi 25 anni di radio. Ciao. Ciao.